Ciao ragazze, bentornate sul canale YouTube di Trucchi.tv. Oggi registriamo i mosplayed di gennaio. Ho saltato i mosplayed di dicembre perché ero in ritardo e erano accavallati i mesi, ero ormai tipo a metà dicembre, dovevo fare quelli di novembre, era una cosa tutt'una. Quindi cercando di essere un po' più al passo con i tempi, più diligente. Oggi tipo 10 febbraio registro quelli di gennaio. E allora, alcuni prodotti li avrete già visti, ci saranno anche solo poche new entry, anche perché è stato mese di traslochi e poco belletto, niente belletto, zero di bello, solo trasloco, ero in versione maschio. E niente, allora, bando alle ciance, vi faccio vedere. Inizio con la base, una base che mi sta piacendo davvero tanto. Vi ho già parlato di questo fondotinta, che è il Nude Magic di L'Oreal, che è molto molto leggero, a me piace, e che lo sto abbinando a questo correttore di Essence, questo qua, che per me è chiaro, molto chiaro, cioè, infatti lo utilizzo giusto per fare sia per finirlo, ma anche per creare una sorta di punti luce. Quindi magari vado a mettere questo qua in tutte le parti del viso, questo qua lo vado a stendere sullo zigomo alto, qua sulla fronte, sul naso e qua sul mento. E poi mescolo tutto con questo favoloso pennello che è Lercio, perché non ho avuto la decenza di lavarlo. È un pennello di Crown Brush che fa parte di un set che mi hanno regalato per il compleanno. È un set che mi sta piacendo davvero molto e questo è un pennello che davvero mi piace, stende veramente benissimo il fondotinta in maniera, poi li amalgama e hanno praticamente due texture completamente differenti. Questo a base d'acqua ed è leggerissimo, questo è molto più pastoso e non so per quale assurdo motivo io l'abbia comprato. È il Natural Beige 01 o 10, non si capisce. E questo per quanto riguarda la base. Poi un altro prodotto che utilizzo sempre è questa terra di Bourjois, che vi avevo già recensito, ho trovato una recensione molto accurata sul sito, e è la famosa terra di Bourjois, quella a forma di cioccolato, che oltre a mangiarmelo, quindi mi piace anche sotto forma di trucco, e questo oltre ad avere un odore molto molto buono, tende ad ossidarsi facilmente, perché io non ce l'ho. Credo di averla da un annetto o poco più, e comunque già tende ad ossidarsi. Io tendo a grattarla ogni tanto per utilizzarla, però non so se è la mia o che cosa. E questa qua è la numero 52. È la numero 52. Esiste anche una versione, mi pare 51. Ce ne sono due di versioni. Poi comunque c'è anche la versione quella in polvere libera. Scusate il fiatone, ma perché schiaccio la pancia? E la pancia, ormai sono all'ottavo mese, quindi schiacciando la pancia faccio fatica Parto in diretta. 2 milioni di visualizzazioni, amore. Potremmo pensarci. È lui che mi obbliga a mettermi in queste posizioni scomode. E poi andando avanti, una cosa che mi piace tantissimo, che sto utilizzando, aspetta che lo elerce, sempre per quanto riguarda la base, è questo qua, sono le Meteori Pearl di Guerlain. Questo qua è stato un regalo della mamma del mio fidanzato, in verità. E O la sono. strega, come la chiami tu? Ma non è vero. È un primer luminoso che crea praticamente degli effetti luce sul viso. È molto bello perché poi, a parte che strizzando, pucciando, queste micro perle all'interno si amalgamano ed esce fuori tipo una sorta di lattigino, di prodotto lattiginoso. Ve lo faccio vedere che è meglio. Vedete?
è proprio lattiginoso. E questo si stende da Dio sul viso e si asciuga altrettanto rapidamente. Non ha questa consistenza siliconica che lascia la pelle levigata. La pelle rimane sempre liscia, ma non ha quella sensazione di primer siliconico abbastanza fastidioso. Io non credo che ci siano dentro le erbe medicinali all'interno. Anche qualche silicone ci sarà dentro. Però la sensazione al tatto è completamente differente e questo mi piace molto. Credo che ci sia ancora in vendita questo qui e poi ha un profumo di rosa bellissimo, buonissimo. Scusate, guardo il gatto che è salito sullo stendino, che si sente... mi sa che vuole... vabbè, lasciamolo fare. E poi... un prodotto nuovo che sto utilizzando e sto provando è questo qua, che è il Pearly Eye Base di Kiko. Io ho utilizzato, fin da avevo provato tra i tanti, la versione classica da quando era uscito e mi piaceva, discreto. Niente da strapparsi i capelli, però faceva il suo lavoro, non a livelli estremi come l'Urban Decay, che... per ora è Urban Decay, anche quello di Zoeva. Anche quello di Zoeva resisteva a giornate estreme. Questo qui ha la stessa consistenza, però lascia praticamente, ha un effetto proprio perlato. Non so se si vede qua. Sì, sì, un po' si vede. Un po' si vede? Amore. Non ti disfare. E mio amore, se lo stendino che guarda la mamma che fa il video. Vabbè, poi per quanto riguarda gli ombretti per gli occhi, allora base questa qua di Kiko, il Pearly, che mi piace, regge un 8 ore senza fare righette, nessun problema. L'utilizzo soprattutto, ovviamente non lo utilizzo quando utilizzo ombretti opachi, ma soprattutto quando utilizzo questi qua, che sono l'Illusion d'Ombre, che è questo qua, Initiation, che vi avrò già fatto vedere, credo. Questo colore qua, che è un bronzo praticamente, e poi questo qua che è nuovo, l'ho comprato da 10 giorni neanche, però lo sto utilizzando davvero tanto, ed è di Apazon, questo qua, che è un violetto con un sacco di riflessi sul blu. Questo ve lo faccio vedere. Anche perché questo qua lo trovate. Initiation non credo, perché faceva parte della collezione natalizia. Questo è di Apazon. Questo è bellissimo. Soprattutto se avete gli occhi azzurri. Non è il mio caso. Però se avete gli occhi azzurri, viola sta da Dio. E poi un altro prodotto che sto utilizzando davvero tanto è questa palettina di Kiko. Io avevo già comprato quando era appena uscita questa qua, che collezione era? Era la Dark Heroine, mi pare. E quando era appena uscita avevo comprato un'altra palette, quella con l'azzurro e altro. Avevo fatta vedere, mi piaceva anche quella tantissimo. Questa qua l'ho comprata con i saldi, un acquisto saldifero, e mi piace tantissimo. Soprattutto ho utilizzato questi qua, questi due chiari. E sia da bagnati che da asciutti scrivono molto bene, anche quello opaco è molto bello e mi trovo bene. Anzi, se adesso la trovate con i saldi la pagate veramente una fesseria, cioè pochissimo. Poi gli ultimi tre prodotti che ho utilizzato, allora questo per le sopracciglia è un vecchio prodotto di Elf. Scusate, io sempre più fiatone. Dai, che esce, vedo la pistolina, amore. Vabbè, fuori luogo. Vedo la testolina, che roba brutta che hai detto. Allora, questo qua è l'Elf Eyebrow Lifter. È praticamente un doppio matitone. C'è il mio gatto che cerca di aprire la porta. Non lo so, da quando abbiamo cambiato casa cerca di fuggire, il gatto fuggitivo.
Eyebrow lifter and filler. Praticamente, allora, da una parte avete la parte per andare a riempire le sopracciglia, invece dall'altra andare proprio a dare questo effetto liftante. Questo qua è un rosa, un rosino, e invece qua è tipo un tortora. Questi sono i due swatch. E quindi questo qua ogni tanto magari lo picchietto sotto l'arcata, ma quello che sto utilizzando di più è la parte tortora per andare a riempire le sopracciglia. Io lo prelevo con un pennellino angolato e vado a riempire piano piano, perché avevo provato tempo fa, quando l'ho comprato, questo ce l'ho davvero da una vita e mezza, quando l'avevo comprato andando direttamente, siccome è un prodotto molto molto ceroso, si va a creare i pelettini, si vanno ad attaccare, ad appiccicare, non dà proprio un bel effetto. Un tappo l'ho perso, non so dove sia, e invece prelevandolo con il pennello riesce a disegnare, a riempire senza dare quell'effetto un po' troppo artificioso, perché è abbastanza chiaro come colori. Io sono mora, questo è tortora, è un tono anche più chiaro del mio. Poi ultimi due prodotti che ho utilizzato. Dai, basta con queste scene, per fare due visualizzazioni in più stai facendo una scena come se fossi veramente incinta. Se ne sono accorte che c'è un cuscino sotto. Capisci, no? C'è un pancione che sono diventata ingombrante, non mi riescono a calacciare le scarpe. E allora, ultimi due prodotti. È questo qua, un rossetto che ho sporcato con qualcosa. Tutto fungio praticamente. Fatti gli affari tuoi! Bello quel prodotto lì, però se glielo fai vedere anche. E un attimo, è un rossettino di Burberry. Bello. Questo qua. Dici bello perché me l'hai regalato tu. Eh beh. Questo qua è un rossettino di Burberry che è il numero 310, questa è la versione matte, è proprio un classico rosso fantastico, durata buona, non eccelsa, però è molto buono, è molto confortevole, si stende bene sulle labbra, resiste, non crea pellicine, nonostante abbia un finish opaco, matte, sulle labbra non tende a seccare, non tende a seccarle, a creare quell'effetto carta pecorito, è molto confortevole. Come dicevo, la durata non è il massimo, non è un matte di MAC che potete mangiarvi la cassola e rimane lì. Poi l'ultimo prodotto è questo qua, che fa parte delle nuove Shine Lust. Vabbè, Shine Lust Lip Tint. Vabbè, se è Lust cos'è? Lust? Oggi mi ha già ripreso. Cioè, no, non lo dico. No. C'era scritto e live e mi fa alive. Ma perché ho letto veloce. Vabbè, questo qui è il numero 09 ed è un color rosa. Ve lo swatch, vi ho fatto due passate, questo qua. E questi praticamente sono abbastanza recenti da Kiko, sono praticamente delle tinte labbra che si vantano di durare per ore immense, cioè durare tantissimo, e invece no, non dureranno 3-4 ore, proprio ad essere generosa proprio, e già senza mangiare, senza niente, comunque tende ad andare via, non crea l'effetto pappina sulle labbra quando si parla, non crea l'effetto pappina che si appiccicano le labbra, nonostante sia un prodotto metà lucido, metà rossetto. Il problema è che non aderisce bene sulle labbra, quindi non posso paragonarlo a delle tinte tipo le lacche di Yves Saint Laurent, che sono quelle, sì, quelle le metti e rimangono lì. Questo no, io ne ho acquistate tre, questa è quella che sto utilizzando di più ultimamente, e anche le altre ho provate 2-3 volte, comunque non hanno, manca proprio il concetto di tinta, cioè non durano, non è una tinta, è tipo, sembra più un lucida labbra coprente, di quei rossetti che effetto vinilico, che hanno la durata che è,
cioè basta non spacciarsi per tinta a lunghissima durata, perché 9 ore manco con le cannonate, dovrei rimanere 9 ore così. Faresti un bello spettacolo per 9 ore così. 9 ore senza parlare, perché anche parlando bene o male va via comunque. Proviamo questa no, cosa. No, parlo, mi dispiace. Era un esperimento, facevo un paio di mesi. Parlo. Comunque, allora, questi sono i prodotti che ho utilizzato di più. Ah, comunque, tornassi indietro, magari 3 non li comprerei, ne comprerei uno e poi vedrei. Vedrei come andavo, vedrei. Ma sì, tanto non credo ci siano professoresse di italiano che guardano i tuoi video, quindi... Madonna. Comunque, questi sono tutti i prodotti che ho utilizzato di più, quindi i Moss Plate di gennaio. Ci rivediamo a giugno per i Moss Plate. Ci rivediamo tra un anno per i prossimi Moss Plate. No, adesso che Abemus Internet, che è tornato l'altro ieri, quindi magari sarò decisamente più presente anche sul sito e che è un po' lasciato alle sue sorti, però mi dispiace, ma non avevo internet, cioè per un mese ci sono stati 20.000 misunderstanding e niente internet e niente dopo... Dobbiamo rivedere le chiusure. Dopo questo sproloquio vi saluto. Ciao.